Incontriamo una signora tra i manifestanti qui con un cartello. Allora, io appartengo all'associazione Libera, che è una di quelle che praticamente ha organizzato insieme a tante altre associazioni questa manifestazione. La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su un problema che sta diventando sempre più dilagante, che è quello del gioco d'azzardo. Purtroppo il gioco d'azzardo è ovunque, anche non solo nei grandi palazzi, nei building dove si gioca i slot machine, stanno dappertutto, anche nei bar. Allora, il motivo essenziale per cui noi stiamo qui è per condividere e per premiare quei bar virtuosi che hanno deciso di non mettere le macchinette slot machine all'interno dei loro locali, pur rinunciando a degli introiti a livello economico. Quindi questa è una partecipazione bellissima, spontanea, da parte di questi gestori, che a noi non fa altro che farci piacere, perché chiaramente ci supporta e ci aiuta in questa nostra volontà di sensibilizzare al massimo la cittadinanza, alternando i giochi, mettendo in piazza giochi alternativi che sono le macchinette, il calcio balilla e altri, che richiamano poi, danno la possibilità di giocare insieme, perché uno dei motivi negativi del gioco d'azzardo, del gioco alla macchinetta, è quello di isolarsi sempre di più e di giocare con una macchinetta di ferro. Quindi ci si isola, oltre a perdere economicamente, perché ci sono disastri familiari di cui siamo tutti a conoscenza, ma del problema del quale si parla ancora troppo poco. È inversamente proporzionale al problema che esiste. Parlarne bisogna, perché occorre, ecco, richiamare la cittadinanza su questo problema, soprattutto i giovani. Quindi noi stiamo facendo anche un lavoro all'interno delle scuole per sensibilizzare al massimo su questo problema sociale che sta diventando sempre più dilagante. Quindi noi facciamo il nostro piccolo, laddove non arriva lo Stato cerchiamo di arrivare a noi. Grazie. La signora? Sono Luisa di lì. Grazie. Questa...